Allora, ritorniamo con un'altra puntata di una nuova puntata di Dazibao dopo il periodo di pausa. Diciamo che stavo cercando di fare un'altra cosa, ma ancora non ho trovato una soluzione tecnica, quindi riprendo così, senza una cadenza, una frequenza precisa come l'altra volta, con queste brevi consigli, perché abbiamo detto non sono recensioni, sono consigli di lettura. Riprendo perché mi sono imbattuto in un libro che avevo già letto e che sono stato molto contento di rileggere. Per cui questa nuova puntata di Dazibao, che dovrebbe essere l'undicesima, se non sbaglio, è dedicata ai ragazzi della Via Palla. I ragazzi della Via Palla di Ferenc, io credo che dovrebbe pronunciarsi così, Molnar. Prima una curiosità, così ho scoperto l'altro giorno che l'autore è nato esattamente 100 anni prima di me, così non è granché come curiosità, ma l'ho scoperto l'altro giorno. Perché ho letto I ragazzi della Via Palla? Per un percorso un po' particolare. Mio suocero l'ha regalato a mia figlia maggiore, lei l'ha letto mentre lei lo leggeva, io mi sono incuriosito. Ho provato a far mente locale cosa mi ricordavo della storia, perché anch'io l'avevo già letto quando più o meno ero suo coetaneo, e me la ricordavo tutta quanta la storia, quindi mi ricordavo tutti i passaggi. Però ho voluto rileggerlo perché è sicuramente un classico della letteratura per ragazzi, però i libri per ragazzi spesso riservano delle sorprese, sono interessanti da leggere anche in età adulta, per cui l'ho riletto, non l'ho letto, l'ho divorato e sono qui per consigliarvi, ragazzi, la Via Palla. Per dirvi questo, soprattutto se l'avete letto quando avevate 10, 11, 12, 13, 14 anni, quello che è, soprattutto se l'avete letto quando avevate più o meno l'età dei protagonisti, quindi se l'avete letto come un libro per ragazzi, vi consiglio di rileggerlo adesso. È chiaramente come si può dire, un'opera immortale che da oltre 100 anni appassiona e coinvolge tutte le generazioni che l'approcciano. È un libro molto bello, la storia più o meno la sapete già. A Budapest c'è questa Via Pal, in questa Via Pal, fra due palazzoni, c'è un cortile che fa parte anche di una segheria. In questo cortile un gruppo di ragazzi, di ragazzini, si ritrova per giocare e spesso giocano assegnandosi dei ruoli militari. Cosa succede? Da un'altra parte di Budapest c'è un altro gruppo di ragazzi che sta in un orto, un orto pubblico, insomma, in un giardinetto pubblico, chiamiamolo così, e si dichiarano guerra. Prima c'è un dispetto che fa degenerare le cose fino ad arrivare a proprio la guerra. Questo è il racconto dei ragazzi della Via Palla. La storia è carina, è molto ambientata in quel tempo. Ci sono stati dei momenti anche della mia infanzia che sono stati simili per certi versi, però io già giocavo in modo diverso. Però diciamo che il senso del campetto, io non so se faccio ancora parte delle generazioni attuali, però la mia generazione l'aveva. Magari non ho giocato tantissimo alla guerra, però il senso del campetto l'avevo. Ricordo quando ci incrociavamo con gli altri ragazzi, gli altri campetti, erano dispute sportive, ma c'era il senso del campetto. Per cui è molto centrato. Cambiano i giochi, ma il tema dell'appartenenza del ragazzo, del sentirsi parte di qualcosa, c'è. Qual è però la cosa che mi porta a consigliarlo qui adesso? Ed è la cosa che mi ha stupito tantissimo e che all'epoca non potevo apprezzare fino in fondo, e cioè l'estrema capacità dell'autore Ferenc Molnar, non lo pronuncerò mai bene, me ne scuso, ma dopo la cagata che ho fatto col giapponese, che non pronuncerò, non posso far meglio oggi. Quindi, la cosa incredibile è come riesce a essere preciso e puntuale nel raccontare qualcosa dal punto di vista dei ragazzi. È veramente calato nella mentalità e nella testa dei dodicenni. Ha quel tipo di preoccupazione lì, quel tipo di problemi lì, quel tipo di affrontare la quotidianità lì. E questo è fantastico perché leggerlo adesso,
scritto da un adulto così fortemente immedesimato in un ragazzo ti porta a fare la stessa cosa. Quindi vedi nella loro passione, nel loro senso del dovere rispetto a quelle che sono le loro organizzazioni, nella loro partecipazione per queste attività, nel loro senso di appartenenza, vedi quelle forzature, quelle esagerazioni che sono tipiche dei ragazzi e che sono bellissime, perché sono estremamente valoriali. Qui c'è veramente l'essere ragazzo, una riflessione che facevo anche l'altro giorno, cioè il non avere sfumature. Quando si ha una certa età tutto è bianco e tutto è nero, o sei mio amico o non sei mio amico. E il senso dell'amicizia ha un valore molto più ampio rispetto a quello che diamo noi adesso, per cui abbiamo tantissimi amici. A una certa età gli amici sono di meno e si accettano meno compromessi. Si è amici perché ci si identifica al 100%. E io ho trovato fantastico come l'autore sia riuscito a rendere e a raccontare questo aspetto qui, che rende tutto molto coinvolgente. È una finestra aperta sul modo di approcciare la vita che hanno i ragazzi di tutte le generazioni. Poi ripeto, con focus diversi. Qui c'era il gioco della guerra, in un momento in cui i giochi erano chiaramente diversi, perché partiamo dall'inizio del 1900. Io l'ho vissuto in maniera diversa ancora, perché sono anch'io del secolo scorso, millennio scorso. Però le dinamiche erano le medesime, era diverso il gioco, ma le dinamiche erano le stesse. E sono sicuro che in qualche modo sia così anche adesso. Quindi è un libro molto bello, che consiglio soprattutto, ripeto, di rileggere, con un finale che mi ricordavo molto forte. La riflessione finale che fa Bocca è molto forte, e basta. Sono tornato con Dazibao con questi consigli. Il primo da cui parto è I ragazzi della Via Pal, che è una lettura che vi consiglio di fare se non avete fatto, di far fare magari ai vostri figli se hanno quell'età, 11, 12, 13, 14 anni, e hanno la passione per la lettura. C'è una narrazione che non è quella attuale, per cui ci sono alcuni passaggi in cui dovrete supportarli. Io mi sono anche divertito ad avere le domande di mia figlia, che mi diceva che cos'è questo, cosa vuol dire quell'altro. Ma soprattutto vi consiglio di leggerlo se l'avete già letto, vi consiglio di rileggerlo, perché a distanza di più di 30 anni io mi sono ritrovato un libro di cui conoscevo, di cui ricordavo la trama, e non pensavo, perché non mi ricordo mai niente. Io chiudo un libro, l'hai letto? Boh, parla di questo? Può darsi, ho una capacità di ricordarmi le cose, nulla. Però questo, mi ricordavo bene la trama, mi ricordavo le tragedie, mi ricordavo tutte quante gli scontri, i battibecchi fra i ragazzi. Non potevo aver colto allora il grandissimo lavoro dell'autore nel riuscire a trasmettere quel tipo di approccio alla vita che è quello dei ragazzi di quell'età lì. Adesso l'ho rivisto perché non è più il mio, perché non mi appartiene più, e quindi aver trovato questa capacità qui narrativa per me lo rende un capolavoro. Spero di essere stato chiaro, bentornati a tutti, e questo è I ragazzi della Via Pal, e ci sentiamo per forse una prossima recensione.